Francesco Gabbani, diamo il nostro ben ritrovato al teologo biblista, frate Alberto Maggi. Ciao, ben ritrovato. Eccomi, pronti? Buona domenica, Francesca. Pronto a commentare per noi il Vangelo del giorno. Oggi mi sembra molto bello, anche perché inizia proprio con questa voglia che poi abbiamo tutti noi credenti, no? Di vedere Gesù. Signore, vogliamo vedere Gesù. Sì, è Gesù che è diventato attrazione. Sono i greci, quelli che provengono dal mondo pagano, che vanno a Gerusalemme per il culto, ma si sentono attratti dalla figura di Gesù, perché Gesù è il nuovo santuario dal quale si radia l'amore e la vita di Dio. Ed è in questa occasione che Gesù fa un'importantissima affermazione che riguarda la nostra vita e ci chiarisce il significato del morire, che noi vediamo sempre in questa maniera, ed è anche così, e così tragica. Anzitutto, quando Gesù nei Vangeli fa precedere una sua affermazione dal amen, amen, normalmente viene tradotto con in verità, ma non rende molto, vi assicuro, è certo quello che dice. Allora Gesù sta dicendo, se il chicco, Gesù sta anticipando e parlando, preparando i suoi discepoli alla sua morte, se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, se muore invece produce molto frutto. Ecco, il chicco, ogni chicco di grano contiene in sé un'energia, una forza vitale che attende soltanto il momento propizio, opportuno per manifestarsi in forme nuove. È il morire quello che permette al chicco di grano di vivere e di trasformarsi in spiga. La morte per Gesù non uccide la vita, ma è quello che le permette di manifestarsi nel suo massimo grado, liberando tutte le sue energie, non più racchiuse dentro i limiti biologici, l'involucro del seme e spaziali dell'esistenza terrena. Il chicco, afferma Gesù, cade a terra. Ma che fa la terra? La terra non assorbe il chicco per sé, non lo trattiene. Ma che fa la terra? La terra gli comunica quegli elementi organici indispensabili per la sua trasformazione e il suo completo sviluppo. Allora, paradossalmente, per Gesù la morte è quel momento prezioso dell'esistenza dell'individuo e in quale la morte offre tutta la sua funzione vivificante, offre all'individuo tutto quello che gli permette per la sua trasformazione, di fiorire in una forma nuova. C'è un'antichissima preghiera, un prefazio cristiano dei primi secoli, che afferma la vita non è tolta, ma trasformata. Allora, attraverso queste immagini del chicco di grano che una volta seminato marcisce producendo frutto abbondante, Gesù mostra che la morte non è che la condizione perché si liberi tutta quell'energia vitale che l'uomo contiene dentro di sé, tutte quelle potenzialità che nel breve arco della nostra esistenza, per quanto possiamo vivere, non riusciamo ad esprimere. È vero, a volte capita durante la vita di vivere situazioni di emergenza, di malattia di una persona cara, e scopriamo dentro di noi delle forze, delle capacità, delle energie che c'erano sconosciute. C'è stato il momento di emergenza e sono venute fuori, ogni tanto affiorano. Ebbene, quando arriva il momento della morte, tutte queste energie fioriranno per una sua crescita completa e definitiva. Pertanto, con la morte il Signore non si riprende la vita, ma la rende perenne, intangibile. Ecco perché allora chi l'ha capito, i grandi santi della storia, hanno parlato della morte in maniera diversa. Pensiamo a Francesco d'Assisi. Nel Cantico delle Creature elenca tutto quello che consente all'uomo di restare in vita. Loda il Signore per il sole, senza il sole non si campa, l'acqua, la terra. Ma che fa Francesco? A sorpresa non ci infila anche sorella morte. Ma come? La morte tra i doni che consentono la vita? Sì, la morte non è quella matrigna che ci strappa da questa vita, ma la sorella che ci consente una trasformazione nuova. Siamo chicchi di grano, ci trasformiamo in spiga e non c'è paragone che tenga. Ecco, forse bisogna un attimo chiarire questo termine, odiare la propria vita. Che cosa vuol dire? Allora, quello è il linguaggio semitico. Amare e odiare significa preferire o meno. Gesù non dice di odiare la propria vita, ma di fare una scelta. Gesù sta dicendo, vivere per gli altri non è perdere ma guadagnare. Se invece vivi per te stesso, rovini tutta la sua esistenza. Purtroppo è quel linguaggio semitico che viene tradotto letteralmente. Bisognerebbe modificare la traduzione per renderlo comprensibile. Non si tratta di odiare, preferire o no.
Perfetto, grazie mille. Allora, io vi consiglio di leggere anche i libri di Frate Alberto Maggi, che sono approcciabilissimi e molto molto interessanti, tra cui il mio preferito, Bernadette, la vera storia di una santa imperfetta. Tra l'altro c'è anche il documentario, giusto? Penso su Prime Video, ecco, disponibile. Il docufilm che si può vedere, dicono che sia riuscito abbastanza bene per rendere omaggio a sta grandissima donna. E allora, ce lo godiamo al massimo. Grazie mille Frate Alberto, domenica prossima. La musica che ti accompagna per tutto il giorno, da quando ti alzi, in auto mentre vai al lavoro o a pranzo accendendo la TV. Radio Linea numero 1, la radio che ascolti e vedi.